Serata dedicata per Giorgio Welby al suo romanzo Cian Terminal. Siamo in compagnia di Francesco Lioce e Mirella Parachini. Francesco Lioce è il curatore del romanzo e poi la trasposizione teatrale ovviamente è stata affidata a Emanuele Pezzoli, e Mirella Parachini, cofondatrice dell'associazione Luca Coscioni, attualmente vice segretaria se non erro. È emersa una certa fisicità delle parole, una fisicità che forse compensava le carenze fisiche e la difficoltà dei movimenti di Pier Giorgio. E anche vari livelli narrativi di questo romanzo, ci sono vari universi, tant'è vero che Emanuele ha detto che si potrebbero fare più spettacoli sullo stesso romanzo. Sì, sicuramente la lingua di Pier Giorgio è una lingua stratificata, molto diversa pagina dopo pagina, però mette in luce esattamente la complessità del suo personaggio, della sua personalità, e soprattutto ci fa capire quanto la sua capacità comunicativa abbia inciso su tutti i punti di vista, cioè anche su quello politico, e quindi il letterato, lo scrittore, il creativo è la stessa persona che si è poi contraddistinta anche come militante dell'associazione Coscioni e come esponente della Galassia Radicale. Ma io devo dire che la riedizione, grazie a Francesco Lioce, di questo libro è preziosa, è davvero preziosa, e ne consiglio la lettura, perché c'è talmente tanto, lo dicevamo nella presentazione di poco fa, anche con Emanuele Pezzoli, che ci ha lavorato tanto e ci ha fatto gli spettacoli, addirittura riprendendo il libro, quasi quasi si sentiva ispirato a per fare un altro spettacolo, perché è veramente ricchissimo. E penso che scoprire un Pier Giorgio Welby che sta dietro la sua battaglia, non è che sta prima. Lui sta dietro la sua battaglia sulla eutanasia aiuta tantissimo a comprendere, perché non è così facile avvicinarsi a questo tema, e non lo era tanto più quasi 20 anni fa ormai. Quindi i passi avanti sono stati fatti, ne sono stati fatti tanti, però io credo che quel concentrato di stimoli anche a volte sgradevoli, perché nella lettura di Pier Giorgio a volte ci sono delle cose veramente che però lui si può permettere, perché è fatto ad un livello tale che è una messa a nudo in fondo, no? Di quello che è. Quindi bravo Francesco Lioce ad averci riproposto questo testo. Sì, se posso un attimo integrare e dire qualcosa. È chiaro che il corpo di Pier Giorgio dalla parola passa poi anche al canale mediatico, e quindi alla TV soprattutto. Nel 2006 noi lo abbiamo visto nella sua stanza, ma come giustamente ricordava Mirella, in realtà prima di quella stanza c'è stato un grande mondo, una grande vitalità di Pier Giorgio, che dagli anni 60 procede in avanti e percorre e ripercorre le strade del proprio destino. Quindi effettivamente il corpo di Pier Giorgio diventa linguaggio, e il suo linguaggio era realistico come un corpo, questo sì. E tutti questi elementi noi li ritroviamo felicemente sia nella sua opera letteraria, ma anche nella comunicazione che lui, a partire dalla lettera al capo dello Stato nel 2006, inizia come militante dell'associazione Coscioni, e soprattutto poi in questa battaglia conclusiva del fine vita e sull'ultimissima meta della disobbedienza civile. Quindi poi il 20 dicembre cambia per sempre le carte sul tavolo da gioco. Mi piace ricordare qui la figura del medico che ha partecipato a questo epilogo, il dottor Mario Riccio, che fa parte dell'associazione Luca Coscioni, ma che è veramente una figura di medico quali certi malati hanno veramente bisogno di avere accanto.
Salutando e salutando e ringraziando Francesco Lioce e Mirella Paraghini, e salutiamo anche Mina Welby, che io credo che sia un livello di lettura ulteriore, cioè quello di una grande storia d'amore, senza la quale probabilmente non conosceremmo oggi Piergiorgio Welby per quello che è stato. Grazie, grazie a entrambi.